Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport07. Siamo qui con il riassunto della 36esima giornata di Serie A Team 2020-2021. Ragazzi, giornata che ha visto vincere praticamente tutte, sottolineo tutte le big. Praticamente i primi 6 posti in classifica hanno trionfato tutte le squadre. Mannaggia a tutto perché sei juventino. La mia recensione alla partita di ieri l'ho messa ieri praticamente a caldo, dopo tanto tempo che non recensivo una partita a caldo. Ringrazio il buon Antonio delle clip, non ci perdiamo in chiacchiere, noi partiamo subito col video, vamo ragazzi! Come prima partita andiamo ad analizzare una squadra che veramente mi sta stupendo, perché era una squadra comunque sull'orlo di andare praticamente quasi certamente in Europa League, sull'orlo della crisi, e invece che si è risvegliata tutto un tratto, faceva tante vittorie di fila e assicurandosi quasi un posto in Champions League. Mancano 2 partite, anche se praticamente la possono soltanto perdere questa Champions, perché incontrano 2 squadre che non hanno praticamente più nulla da chiedere al campionato, che sono Fiorentina e Verona, entrambe già matematicamente salve. Quindi insomma, la vedo veramente dura che la perdono. Osimhen l'hanno trovato nella seconda parte di stagione come un attaccante veramente completo, a fisico, forse tecnicamente bisogna rivederlo, però per il resto è veramente un bel giocatore. Il Napoli gioca veramente bene a calcio e se cacciavano prima Gattuso, questi qua in Champions non ci arrivavano manco per l'anticamera. Niente da fare invece per tutti i gufi dell'Atalanta. Sì, esiste qualcuno che gufi questa squadra che gioca a calcio in maniera meravigliosa. Anche ieri con una botta di culo devo dire che la vincono, perché ultimamente non so perché, ma l'Atalanta si ritrova davanti sempre squadre a cui viene espulso un giocatore, però non bisogna buttarla solo sul culo, magari gli viene espulso perché hanno giocatori tanto bravi nei dribbling che fanno ammonire gli avversari. Quindi insomma, non la vediamo tutta, non è tuttora quel che luccica, diciamo così ragazzi, quindi non bisogna anche guardarle le partite prima di dare un'opinione. Comunque Atalanta che continua a far punti, ultimamente ne perde veramente pochi e quindi per il momento è seconda e vedremo se arriveranno qui. Qualche dubbio invece sorge sui primi biscotti, dico qualche dubbio perché comunque è un pareggio un po' incolore quello tra Cagliari e Fiorentina, un punto serviva entrambe per la salvezza. Il Cagliari con questo punto va a più 5 sulla zona salvezza occupata ora dal Benevento, il Cagliari che non perde praticamente da 7 partite, quindi veramente un Cagliari veramente ben messo in campo. Ultimamente fanno punti e come se fanno punti, dopo la sconfitta con l'Inter sembravano praticamente spacciati, poi 3 vittorie di fila che in zona salvezza sono veramente incredibili, 3 vittorie di fila, il pareggio col Cagliari, lo scontro di salvezza vinto col Benevento e adesso sono in questo momento 15esimi anche davanti al Torino. Scandalo invece per il Torino che mette le riserve e fa vincere il Milan. Il Torino ha messo le riserve e ha fatto vincere il Milan. No ragazzi, ma voi secondo voi al posto del Torino che si gioca la salvezza e si incontra una squadra comunque molto in forma come il Milan, che veniva da 2 vittorie di fila comunque anche abbastanza convincenti, che fai? Non le schieri le riserve col turno infrasettimanale? Ragazzi, ci sta non aver messo Belotti, per non aver messo Belotti che tra l'altro nel girone di ritorno ha fatto appena 2 gol e un assist, 2 gol e un assist in 17 partite. Ragazzi, è normale, magari ci può anche stare schierare la coppia Zaza, Bonazzoli e qualche altra riserva sparsa per il campo. Quindi insomma, comunque questo non toglie che il Milan ha fatto una super prestazione e che questa Champions può davvero soltanto perderla. Bello se fanno così, che anche quando sono ampiamente salve, è vero, un punto serviva entrambe sia a Sampdoria che a Spezia, la Sampdoria per sconfermare il nono posto, momentaneamente sono a più 3 sul Verona che deve giocare questa sera, un punto serviva anche allo Spezia per l'ottica salvezza, momentaneamente sono a più 4 sul Benevento e trovo veramente veramente difficile che non riescano a salvarsi, quindi veramente un ottimo Spezia secondo me che merita la salvezza più del Benevento, che nella seconda parte di stagione ha praticamente staccato la spina. Nella seconda parte di stagione il Benevento non ha fatto praticamente un punto e quindi si può meritare anche la recessione aspettando le Spezia, che quindi danno spettacolo anche così in Europa League. Così veramente fa male al cuore vedere la Lazio che ha il ritmo praticamente di quasi 2 punti a partita. Hanno fatto un girone di ritorno veramente sostanziale, se facciamo una classifica tenendo in considerazione solamente il girone di ritorno, la Lazio ha fatto veramente un super lavoro ragazzi. Purtroppo fa male vedere una squadra che fa, se non erro, 16 vittorie in 19 partite ed è soltanto sesti in campionato ragazzi, anche se secondo me il mio pronosticone finale alla Juve o va in Champions o va a sesta, quinta per me la Juve non ci arriva, quindi o sarà disastro totale con il sesto posto o andrà in Champions, vedremo un po'. Anche il Grifone salvo matematicamente, io l'avevo messo un po' in dubbio, però il Genoa con 2 vittorie in 4 partite si è riuscito a rimettere in carreggiata. Pensate che se non vincevano questa partita comunque erano leggermente a rischio. Se poi andiamo a vedere che il Benevento magari poteva anche perdere, però insomma se il Benevento
Cioè, ragazzi, vi spiego, se il Benevento nello scontro diretto con il Genoa avesse vinto, ragazzi, in questo momento il Genoa sarebbe praticamente non a più 5, ma a più 2 sulla zona salvezza, quindi sarebbe una cosa veramente inimmaginabile. Quindi, insomma, volevo solo fornirvi questa statistica. Il gruppo comunque lo merita, anche quando hanno lo scudetto in tasca, questi giocano col sangue negli occhi. Conte ha veramente costruito una macchina da guerra impressionante. Non fatevi ingannare dalla lite Conte Lautaro dove si sono mandati praticamente a fare in culo, ma ragazzi, sono episodi che nell'arco di un anno capitano. A nessuno piace essere sostituito e Lautaro deve imparare anche a giocare più col gruppo. Lukaku è rimasto dentro 90 minuti perché aveva bisogno un po' più di lui di segnare, lui che è stato spesso altruista altre volte, mentre Lautaro, quando non trovava il gol, è stato spesso anche egoista, nonostante abbia fornito più assist rispetto al collega belga. Ragazzi, detto questo, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, vi invito a lasciare mi piace, caso contrario, dislike, commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, in descrizione il link per seguirmi su Instagram. Ringrazio Antonio per le clip e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!